può portarci a mentire, conducendo un'esistenza grigia ed insoddisfatta e camminando sempre ai margini dello sfinimento, la mancanza di coraggio, la rinuncia al certo per l'incerto, la paura di venire delusi, la preoccupazione per il giudizio degli altri, il pensiero di chi potresti turbare, il terrore di fallire. Ma chi tra di voi non è stato almeno per una volta nei panni di uno dei nostri protagonisti? Chi tra di voi, cantando a squarciagola solo sotto la doccia, non ha carezzato l'idea di prendere lezioni di canto per esibirsi poi innanzi ad un pubblico? E chi tra di voi, osservando due ballerini di tango argentino esibirsi, non ha desiderato correre in una scuola di danza per prendere lezioni e lasciarsi trascinare dalla sensualità di questa danza? E chi ha ammesso solo a se stesso di come la propria grande, infinita storia d'amore fosse finita ormai da un pezzo e che se ci fosse stato un briciolo di coraggio si sarebbero potute liberare due anime ormai profondamente infelici? Chi non ha mai mentito? Chi non ha mai trasgredito? E chi tra di voi non ha mai sognato di realizzare un desiderio? Chi? Perché i sogni sono desideri di felicità.